Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Mentre voi non eravate presenti, cioè non avete visto la puntata, mi sono messo a cercare un po' di cibo, un po' di armi, un po' di tutto con l'altro protagonista che, oltre a essere questo ragazzo nero, è anche quella l'altra donna che abbiamo trovato, mi sa, dopo il primo ragazzo. Solo che purtroppo l'esito non ha avuto un buon fine ed è morta quella ragazza. Quindi cosa mi tocca fare? Mi tocca riprendere il ragazzo e cercare degli approvvigionamenti. Quindi che dire, cimentiamoci un pochettino nella ricerca di cibo, nella ricerca di tutto quello possibile e immaginabile, sperando di poter trovare qualcosa e, che dire, sopravvivere. Quindi andiamo. Io sono già pronto, ovviamente ho preso la macchina di Rick. Per chi non lo sapesse, è il protagonista di The Walking Dead. Vedete, la macchina dello sceriffo. Da... Lo vedete anche voi? Ah, ok. Pensavo si fosse incantato, ragazzi. Allora, andiamo. Dobbiamo andare verso quella freccetta blu. Che schifo. Che schifo di macchina, ragazzi. Mamma mia. Vamos. Sto lasciando un po' troppe macchine in giro. Allora, andiamo qui a... Sinistra, grande. Ormai non si rispettano più gli stop. Via, no, dobbiamo andare verso quella freccetta blu. Una passa figata. No, non andiamo, andiamo. Allora, andiamo un pochettino avanti. Speriamo di non trovare zombie. Un'orda qui a sinistra. Dobbiamo girare qui. Sì, perfetto. Ah, eccoci. Ragazzi, io direi di provare. E l'ho visto, zio. Dai, che cazzo mi lagga! No, raga, pieno di zombie. Corri, zia! No! No! Non morire, ragazza, non morire. E sgombra l'aria. E questa musichetta, raga? Molto tattica. Vuoto, cazzo, raga. Vuoto. Zombie. Ficky Fries, sì, cazzo. Grande, aiutami. Non c'è un cazzo, ragazzi. In questa casa non c'è una minchia. Dai. Mamma. Ciao. Salvati. Perché? Perché è pieno di zombie? Raga, venite, dai. Uscite da quella fottuta casa, andiamocene via. E come va? Come potrebbe andare, ragazzi? Oh! Fuori del coglio! No, non ci credo. Dai, muoviti. Torna a casa. E magari se mi date una mano, non mi date neanche una mano. Sali, zia, sali. Io sinceramente non so che dire. Perché ne stanno arrivando così tanti? Finish it off! Minchia, raga, è Breno. È pieno, ragazzi, è pieno! No!
Basta e molla, me la porti alla cazzo. Sono questi tre archetti? Andiamo a vederli. Io ragazzi non so cosa... Dai! Non lo so ragazzi, ma io vengo qui e lo zio si guarda intorno. Ah, tu vuoi morire qui? Dai, andiamocene via, raga. Dai, non incantarti, per piacere! Non ci credo, questa qua è un coglionita, questa è stupida, ragazzi. Questa è la stupidità di... Sali! Questa è la stupidità artificiale del gioco, ma stiamo scherzando. Dai. Ah, io vorrei una macchinina nuova, se proprio fa... Oh. Anche il taxi va benissimo, dai, andiamo. Sali, veloce! Dai, hai rotto i coglioni. Ma ecco. Va bello. Magari mi molli, grazie. Grazie, arrivederci, dai, andiamoci. Allora. Ok. Ma bello! Non so in che cazzo ho sbattuto, ma mi si è bloccata di botto la macchina. Hai rotto il cazzo, tu hai rotto il cazzo. Ovviamente niente. Oh. Grande. Scappiamo. Dai, dai, dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, andiamo qui, destra. Vediamo un pochino se... Non ho capito ancora che cazzo è quella lente di ingrandimento, ma vabbè. Dai, che palle. Dai! Ma non ci credo, ma quanto è fatto di merda, ragazzi. Quanto è fatto di merda. Dai, che schifo. Dai, corri. Corri, macchinina. Torniamo a casa, spero di... Non c'è un cazzo, non c'è niente in quella casa. Ovviamente, la gente che non è ancora morta, vuole morire, rimane lì. Dai, scendi. Perfetto. Here we are. Vabbè, arrangiati, ciao. Stronza, ti odio. Allora, c'è qualcun altro che vuole fare missioni? Ah, oh, bello, nient'altro. Ma vaffanculo. Stronza, ti odio. Compriamo, ok. Allora, ovviamente io sprang non ne ho, io non posso neanche andare a recuperare la roba di quella tipa che è morta, perché? Perché ovviamente non me lo indica nella mappa, no? Troppo difficile. What's our sit rep? E come... Don't forget, you still need to go get Doc from the Barrett place. E dimmi dove cazzo è il dottore di... Oh, non mi dice neanche dove... Dov'è il dottore? Vabbè. So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Anything you want to tell me? Yeah, I guess it's time. Your dad, he didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Bello, 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 bello. Questo filmato mi è piaciuto. Grazie al cazzo, ma a me farebbe piacere che voi mi diceste dove cazzo è il dottore. Grazie. Andiamo, dai. Ovviamente nessuno sta più di vedetta, perché... È un optional ormai, raga. È un optional. Ok. Bello, questa macchina è la migliore che abbia mai trovato. Io non so neanche dove minchia è il dottore. Bello, muore così. Al tocco, ragazzi. Al leggero tocco lo zombie muore. Bello, le macchine spawnano. I don't know. There hasn't been anything on the radio. Weird. Okay, I'll check it out. If they've got a helicopter, maybe they can get us the hell out of here. Might want to send somebody with military experience. I don't know, maybe they'd respond better. Okay. Oh, dai, dai. I'm on the move. Duly noted. Andiamo, andiamo. C'è l'esercito, ragazzi. Dai! Macchina di merda, non rimane neanche dritta. Ah, che prurita al naso, cazzo, ogni volta. Allora, corriamo qui. Questa cosa. Ah, macchine distrutte, ovviamente, mezze distrutte. Corriamo, appunto, verde.
Ah, bello. Listen, man, we need some help here. A bunch of us are crammed into the church and we... Hey, let me stop you right there. This is not a rescue mission. Best thing you can do is go home, lock the doors, and shoot anyone paler than your average geek. The fuck? How can you just ignore this? Bello. Move along, please. Bello, bello, bello. Ragazzi, non voglio neanche immaginare se provo a entrare. Lo so, lo vorreste vedere, però non so cosa succederà. Non so cosa potrebbe succedere, capito? Mi spaccano il culo, magari. Guardate. No, 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 raga, no, mi spaccano il culo veramente. A meno che... Dai ragazzi, io devo provarlo per voi, devo provarlo. Io li provo a ammazzare così. Beh, beh, sono bravo. Beh, bello! Bello, bello, mi piace. Ah, io sinceramente... Ah. Quindi se è tutto protetto io posso entrare qui dentro... Ovviamente io sento il rumore, vedete lo zombie fuori, quello bianco, che ovviamente sta sbattendo perché vuole entrare, vuole assaggiarmi, ragazzi. Sa che sono saporito. Bello, bello. Ah, vieni, vieni. Bello. Ok. Allora, io provo a vedere sto frigo a sto punto. Ciccione di merda di uno zombie. Dai! Oh. Ah, grande! Ce l'ha molto! Oh, andiamocene via! Dai! Non so perché cazzo sia così l'area, però. Boh, andiamo a vedere questa casetta. Niente. No, non me l'apre. Quindi, riprendiamoci. Bello. Allora, andiamo a prenderci questa macchina. Bello, lo zombie che continua a laggare. Guarda di zombie, vediamo come si comportano i soldati, raga. Aspettate che li attiro qui. Dai ragazzi, questa è una puttanata, li hanno uccisi in 2 secondi. Io provo ad andare anche in questa casa perché veramente ho bisogno di scorte di cibo. Vedo puntini che non mi piacciono. Allora, non c'è niente. 3 punti. Ah, mi sa che sono i 3 punti di della roba. Non lo so però, ragazzi, non lo so. Andiamo. Cosa possiamo buttare? Sì, per rompere una finestra. Ma vaffanculo, ragazzi. Per rompere una finestra. Pare, ma sento rumore di zombie proprio, proprio nel momento che non voglio. Dai. Dai, questa è sveglia, raga. Non lo so, ragazzo. Niente. Qui. Per questo rumore. Scusami, questo posto è al sicuro, era grande. Siamo sempre al sicuro, zio, vero? Vabbè. Vediamo cosa c'è. Ottimo. Vabbè.
Che schifo, ragazzi. Distruggila, scusa. Minchia. Grazie. Ok. Nice. Anche felice, ragazzi. Cazzo, ma perché non le ho buttate ste cazzo di cose, raga? Righi, eh. Ma dai, vaffanculo, non mi serve a niente. Tu vuoi... Ok, dai, vabbè, andiamo. Va. Eh? Oh. C'è uno zombie qui vicino, non so se avete visto. Beh, io me ne accorgo subito, vedo il puntino bianco, quindi prendiamo e... alziamo i tacchi, ragazzi. Io vorrei entrare nella zona militare, non so perché non mi facciano entrare, brutti stronzi. Vogliono proprio, mi buttano fuori, io provo ad entrare e mi buttano fuori. Non mi vedono neanche, vabbè raga. Io purtroppo devo andarmene via, altrimenti il gioco non continua. Ho visto me. Bello. Fuck 'em. We've survived this long, we'll keep surviving. Ok. Ma dai, ma dimmi dove minchia sono. Ogni volta me lo scordo. Non so dove minchia sono. Quindi devo girare qui a sinistra. Io giro qui a sinistra. Qui a destra. Giro qui a destra. Allora, più o meno abbiamo ripercorso la stessa strada. Perfetto, quella qui. Ah, la macchina si ripara, ragazzi. Non so se avete visto. Il taxi non fuma più. Mamma. Fermati. Perfetto, ragazzi. Andiamo qui. Depositiamo la roba. Dai, chiudi. Bravo. Depositiamo la roba, ovviamente siamo tardissimi, mamma mia. Ragazzi, mi ha fatto piacere giocare insieme a voi. Da Curre 93 tutto. Se il video vi è piaciuto, se avete apprezzato il video, lasciate un bel mi piace, commentate. Fatemi sapere se avete se volete anche un altro episodio, se volete che continui un pochettino la serie, perché comunque sia, non è malvagio, solo che bisogna impegnarsi un pochino. Da Curre 93 tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.